La consegna di targa di Bottega Storica è un'iniziativa che parte da Lumpirazzo, quindi dalla Prologo regionale, e abbiamo deciso di replicarla molto volentieri nel nostro territorio, perché le attività vanno dai 50 ai 100 anni. E appena Dario, insomma, con Dario ci siamo sentiti e mi ha detto se fosse il caso, insomma, di riceverne anche lui, non ci ho pensato due volte e ho detto assolutamente sì, ci organizziamo affinché questo avvenga. Certo, purtroppo la perdita di una persona molto cara non doveva avvenire in questa maniera, sarebbe stato bello averla qui, ma io sono convintissima che questa persona è qui con voi, è qui con te e che è contenta di questo traguardo. Sono sicura di questo, insomma, e quindi nulla, davanti a questo bel parterre questa sera scopriremo insieme la targa di Bottega Storica. Complimenti per questo raggiungimento, insomma. Dico sempre che consegnare una targa di bottega può sembrare un atto così un po' freddo, è uno strumento che poi si piazza lì, che sta lì, in realtà no, perché dietro a delle scritte, a delle parole, dietro a questa targa si nasconde un mondo fatto di sacrifici, un mondo fatto di dedizione, di volontà, ma soprattutto di amore per il territorio. Io lo conosco come il Gran Caffè, ma sono sicura che nell'immaginario collettivo viene ricordato come il Bar Total, e sono curiosa di scoprire, insomma, tutta la storia che si cela dietro questa meravigliosa attività. Tantissimi auguri di nuovo e che possano venire ulteriori anni di felicità, di gioie condivise, e ti auguro ogni bene, Dario, a te e alla tua famiglia. Ora mi farebbe piacere avere qui Anna Maria Bilancia, la nostra sindaca. Io naturalmente stavo pensando, mentre la nostra presidente è bravissima, parlava, che avete inaugurato un evento in più. Nel senso che tutti questi incontri che negli anni sono, penso, 5 o 6 già. L'altro giorno l'abbiamo fatto con Amerigo, questa sera con questa famiglia meravigliosa, faranno parte per sempre della storia della nostra città. Il Bar Total, come giustamente dicevi tu, ce l'abbiamo tutti, tu chiaramente non l'hai nato, Dario, ma per gente che ha la mia età l'ha visto praticamente da sempre. Poi, pur abitando da un'altra parte della città, io cominci a scuola. E per cui quando sei giovane il bar è sicuramente un luogo importante di ritrovo. Poi è una famiglia, insomma, nonno, nonna, ma chi è che non si ricorda che non li amo, no? E ha ragione Sherry, certo, se ci fossero stati, però sicuramente a modo loro ci sono e comunque sicuramente sono nella nostra memoria, nella vostra memoria, nel cuore di tutti. E quindi anche a loro io dedico veramente un pensiero di grande affetto e riconoscenza. Questo titolo di Bottega Storica che la nostra Prologo ha inaugurato, ha importato, ma io sono sicura che l'avete reso anche più bello di come magari lo fanno in altri luoghi da dove avete preso questa cosa, è importante non solo perché riunisce le comunità e, come no, le consacra alla memoria collettiva, ma anche perché sottolinea l'importanza e le difficoltà di oggi nel fare impresa, perché se bisogna premiare e congratularsi con attività che vanno avanti negli anni, che superano i 50 anni almeno, significa che si sta riconoscendo uno sforzo importantissimo. Le imprese sono importanti perché le imprese danno servizi, le imprese danno lavoro, e non solo alla famiglia che le fa, che fa impresa, ma anche a chi lavora poi in queste imprese negli anni. E purtroppo le imprese sono rischiose, perché fare impresa significa metterci di proprio, rischiare, non avere, no, il famoso posto fisso a cui magari tutti andiamo ma non tutti riusciamo ad averlo, oppure semplicemente c'è chi ama fare impresa perché può esprimersi di più e meglio. Ecco, in questa targa che scopriremo tra poco c'è tutto. E io voglio prima di passare a ringraziare la famiglia di Dario, voglio ancora ringraziare Sherry. Posso dire una cosa, Sherry, un po' privata ma bella. Vedere questa giovane presidente di una Prologo, voi sapete la Prologo, lo dice il nome a favore del luogo, no? Che tanto tanto si adopera, no? Come cerchiamo di fare anche noi per valorizzare questa nostra città, ma le città si valorizzano attraverso la valorizzazione delle persone, è la prima cosa.
a me emoziona sempre, glielo ho anche detto, perché dico, certo, sembra un ossimoro, no? Che la presidente di una Prologo è una ragazza di origine straniera che sta lottando per avere la cittadinanza, e io mi auguro che arrivi proprio domani, lo spero, perché se l'è proprio straguadagnata. È molto più cittadina lei di tanti altri cittadini che non amano i luoghi, e lei sta interpretando questo ruolo che mi rende veramente orgogliosa, perché fa tante, tante iniziative molto molto belle, e noi ti ringraziamo. E questa è una di queste. E poi niente, volevo dire a Dario che è un altro talento di questa città, è un concentrato di energia, di amore, di passione, di talento nell'esprimersi, nel fare le cose che ama. Io l'augurio più chiaro che ti faccio è che tu riesca sempre a fare quello che ti piace, perché si vive anche di passione. E così lo dico ai loro genitori, insomma, avete fatto un ottimo lavoro, perché questo, come diceva mamma, è tutto merito suo, questa serata che ci ha regalato, e sicuramente mamma e nonna saranno orgogliosissimi di te. Altri tanti tanti anni di buona attività a tutti, sempre all'insegna del garbo, dell'educazione, della gentilezza che sempre avete avuto in mezzo alle persone e con le persone. Grazie davvero. Io volevo innanzitutto ringraziare Shiri e volevo ringraziare pure il sindaco, perché l'altro giorno, quando ero, siccome io ho cominciato il servizio civile, quando ero a Fossanova e c'era la banda della polizia, ho pensato una cosa sul sindaco. Ho detto, innanzitutto il nostro sindaco è sempre presente in ogni, diciamo, manifestazione che si fa, ma dopo pensavo proprio l'altro giorno, penso che sia difficile trovare ogni discorso per ogni momento. Però sembra che il nostro sindaco ci riesce sempre con delle belle parole e riesce sempre quasi ad emozionarsi. Quindi insomma è una cosa da ammirare questa, perché non penso sia facile. Comunque, io volevo accogliere qui, diciamo, su questo palco, chiamiamolo palco, insomma, sempre un palco, che voleva fare un saluto, aveva desiderio di farlo, e io anche ho più desiderio di lei, l'assessore allo sport, Luigi Navellucci. Questo caso al commercio è pertinente. Buonasera a tutti, bentrovati. Ringrazio la famiglia Salvagni per l'invito, persone eccezionali. Oggi diamo questa targa. La targa della Bottega Storica è un riconoscimento, no, per quell'attività, già abbiamo detto, che hanno lavorato per più di 40 anni, ma lo si dà anche per merito, per pregio, e penso che Biancaffè le abbia entrambi questi requisiti per averla. Sera sono meritata tutta, un'attività a conduzione familiare, partita con Dario e Iore, e poi con Romolo e Cinzia, e perché no, in futuro con Dario, magari i nostri figli e i nostri nipoti vedranno la gestione con Dario. Dario è una persona eccezionale, perché ha sempre fatto dei suoi problemi un gradino di forza in più, e l'ha detto tante volte, lo ha testimoniato con le sue serate. Lui mi ha invitata dicendo: se c'è qualche aneddoto che ricordi, dillo. Io da bambina non frequentavo bar, però una cosa ricordo con piacere: la cabina a gettoni, quella alla nostra destra, per telefonare al fidanzato. E quello è un ricordo di tutte le ragazze della mia età, un ricordo bellissimo, e mi rimane sempre l'immagine che io entravo lì e se risponde, e mettere i gettoni, perché non bastavano mai per la telefonata. Ecco, questo è il mio contributo, il mio ricordo. Ricordo anche che Iole apriva alle 4 del mattino, perché doveva fare la colazione agli operai che partivano per Roma, anche questa cosa ricordo. E quindi, che dire, una targa meritata, quindi dietro c'è il sacrificio, c'è la passione dei tuoi genitori, dei tuoi nonni. E guarda il caso, oggi la festeggiamo proprio a poco tempo dal viaggio di Iole. E questo magari è una combinazione non tanto felice, però lo è, e lo dobbiamo accettare. Che dire, il mio augurio è lunga vita al Gran Caffè. Grazie. Mi ha fatto venire in mente una cosa, Lucina, quando ho parlato della cabina telefonica, una cosa che mi racconta sempre mia madre. Mia madre mi dice: Mone, voi giovani, con le fidanzate potete fare tutto. Quando li chiamava Patto,
ma rispondeva nonna Dea, gli diceva che ci sta Romolo, no, non ci sta, gli attaccava. Quindi mi ha fatto venire in mente questa cosa. Daria dove è andata? Ah ok, allora diciamo che non so se qualcuno... Zintola, vuoi dire quella cosa? No. Allora, zio Antonio voleva fare una testimonianza su, diciamo, sul bar, e quindi sono molto contento di fargli fare questa cosa e lo accolgo volentieri. Grazie. Sono gli scartagheni. Comunque buonasera a tutti, è veramente un piacere. Scusate se porto la mascherina, ma è per due motivi. Il primo è per dare l'esempio a tantissima gente che non la porta, scusate se lo dico. E il secondo perché sto facendo le prove per il carnevale prossimo. Comunque, è un evento, anche se ristretto, meraviglioso, pieno di sentimenti, di ricordi. Altre parole non mi vengono in mente. I complimenti al nostro cantante, che qualche volta ci siamo incontrati qui piacevolmente. Sabato sera siamo a Piazza Cristo. Immagino, ma quando si addorme? Se facete confusione. Si trova in Piazza Cristo. Ma facciamo affacciati a cammino. No, mamma, alle 7:30 va a letto. Comunque, questo è l'originale. Dario gli ha dato qualche piccola correzione. È scritta in italo piccolese. Eravamo ragazzini quando venivamo a Partotalo con i calzoncini sbarbatelli, più grossi, senza pensieri. Ma non fa niente, non mi arretro. No, dobbiamo mettere in bella la cosa, sì. Comunque è bella lo stesso. Aiutami un po', dai, io su. Se no se boccio. Dopo c'è scritto? No, c'è scritto pure tu, non fai lo scartellino. Ah, eccola lì. A forza da ridere, era sempre una risata. Con Dario, viole, il bicchiere di spuma a limonata. Che spettacolo che era. Costavano 50 lire. Dario era una sagoma. Una sagoma seria, ironica, penetrante. Nonna Iole invece più brontolona. Non esitava a dire a noi che facevamo baldoria. Iate venne! Tornando a Dario, il ricordo più... che mi è rimasto più impresso, più simpatico, o scegliete voi la parola. A proposito della cabina che diceva la signora, aveva anche due cabine dentro, con gli elenchi telefonici. Un giorno entrò un signore di corsa, Dario, dammi la cabina, Dario non si scompose, mise le mani. Lo guardò, mi disse, te la incarto o la porti via così? Era uno spettacolo. Sì, oggi questo locale festeggia con grande orgoglio 60 anni. È giusto darne atto per averlo portato avanti con Romolo e Iole, che io, Cinzia, che mi viene da chiamarla Iole. La loro pazienza, anche perché qualche cliente un po' bevuto e la farebbe perdere, ma Romolo non l'ho mai visto scomporsi, e la sua, con la sua diplomazia, fa tornare l'individuo a ragionare. Arriva Dario, quasi sempre presente, nonostante quel teatrico attira le persone con i discorsi e il suo ben e buon parlare.
grande, e viva Dario! E ho detto se la foto era venuta bene. Buonasera a tutti, auguri ancora a questa famiglia meravigliosa, e poi neanche farlo apposta, Romolo e mia moglie sono stati compagni di scuola per 5 anni, poi si sono, e mia moglie è di Latina, si sono ritrovati qui, spesso con Romolo ne parliamo, dei bei ricordi. Non mi stelongo più di tanto perché ti chiedo a preparare la cena. Buonasera a tutti. Un po' di tempo fa c'era una persona che questa sera avrebbe, diciamo, ci sarebbe stata, perché mi ha detto a me: Dario, io del bar c'ho da dire veramente tante cose, sì, ce n'ho da dire tante, perciò...